Sono seduto sul logo del Padiglione Italia ai lati. Non a caso, questo è un po' l'inizio di tutto, è la frase che racconta di che cos'è ai lati, cosa vuol dire, la sua filosofia. Ed è bello che questa scritta che sta all'ingresso del Padiglione Italia e anche dall'altra parte sia rivestita con questo materiale che è l'Active, che è un trattamento, chiaramente un trattamento delle lastre ceramiche, e che indica proprio la volontà di guardare al futuro, di essere sperimentali parlando di architettura italiana. Quindi l'incontro tra il gruppo Iris e il Padiglione Italia si è proprio voluto concretizzare addirittura nel suo ingresso, nel suo incipit. Cosa vuol dire ai lati? Ai lati sono fondamentalmente due cose. Da una parte, essere ai lati vuol dire che l'architettura italiana negli ultimi decenni, ma anche molto prima, è sempre stata un po' ai lati dei grandi discorsi sull'architettura rispetto a quello che avveniva e alle cose che si raccontavano nelle grandi scuole d'architettura internazionali. Questo però è anche una sua condizione, una sua identità, una sua possibilità, perché vuol dire anche essere lati vuol dire anche non guardare più al centro, ma cercare un punto di vista originale, diverso sulle cose. Vuol dire cambiare prospettiva, vuol dire cambiare punto di vista. E quindi è anche una sollecitazione che io faccio continuamente all'architettura italiana di trovare una propria strada senza più rimanere ipnotizzata da centri vuoti e inutili di molta dell'architettura contemporanea internazionale. È molto divertente vedere come centinaia di persone si fermino qua a farsi la fotografia. Noi siamo molto orgogliosi perché è diventato un po' il logo di questo padiglione e che racconta anche molto di cosa vuole essere l'architettura italiana nei prossimi anni, che è concreta, sperimentale, che guarda al futuro e che non ha paura di guardare in avanti. All'interno della mostra poi è organizzata secondo tre grandi aree tematiche: un'area legata, diciamo, alla nostra storia recente, agli ultimi 20 anni dell'architettura italiana, una seconda chiamata Laboratorio Italia, che racconta di più di 45 opere costruite in Italia negli ultimi 2 anni, divise per grandi aree tematiche, e una terza chiamata Italia 2050, in cui il futuro è la nostra sfida, e abbiamo chiamato 14 progettisti a lavorare, a giocare con la rivista Wired con noi per pensare liberamente a cosa vuol dire riflettere sul futuro, provocarlo e trovare soluzioni innovative che guardino sempre in avanti. Questo è un po' il tema. Chiaramente la sostenibilità è una delle grandi parole d'ordine, non viene quasi mai citata perché io trovo che debba essere un dato naturale con cui confrontarsi sempre. Non è più, come dire, una riserva indiana, sottende a tutti i progetti, la ritroviamo continuamente nei progetti di cui parleremo oggi all'interno del Padiglione Italia. La scuola di Ponzano Veneto di CPS è un esempio che dovrebbe essere, come dire, raccontato più spesso, perché è la prima scuola in classe A+, realizzata in Italia con fondi pubblici. È una scuola a misura di bambino, è una scuola felice, è una scuola contemporanea, è una scuola che non ha paura di guardare in avanti e soprattutto è un progetto che racconta in un modo nuovo e diverso di pensare ai spazi pubblici per l'educazione in Italia. È per questo che l'abbiamo voluta in mostra, è per questo che è qua e tra l'altro è per questo che è tra i primi progetti che vediamo entrando al Padiglione Italia. Ed è una scuola trasparente, colorata, giocosa, su sezioni variabili, che si mantiene con un bilancio energetico altissimo e che ha avuto un budget pubblico ridicolo con cui si è realizzato il massimo di quello che si poteva pensare. Studio Elastico è uno studio che vive tra Piemonte e Friuli. E in questo caso il lavoro di Studio Elastico è nella periferia abbastanza lontana da Torino, con questo lavoro che io trovo bellissimo, che si chiama Telefioriste, è una casa laboratorio per un fioraio nella periferia appunto di Torino, che ha ripreso una vecchia casa contadina abbandonata e l'ha trasformata in un luogo anche molto, molto suo basico e sperimentale, riprendendo materiali edilizi abbandonati, li ha riutilizzati per questa facciata in vetro molto poetica e molto bella su strada, e poi nella parte retrostante la casa è stata rivestita di rame e di laterizio per avere il nuovo corpo, diciamo, nella parte retrostante. La cosa interessante è proprio la facciata su strada, come si aggancia, come si allaccia all'edificio preesistente, che era un edificio di bassissima qualità, creando invece un luogo totalmente poetico che all'interno ha una luce bellissima filtrata proprio da questi vetri opalini molto sofisticati, ma montati su infissi d'alluminio di bassissimo costo, di bassissimo livello, con un budget veramente sempre molto ridotto e ridicolo. Fare Studio è uno studio romano che ha lavorato in questi anni su un centro di educazione
per le donne in Burkina Faso. Questa è una cosa interessante, un progetto sperimentale fatto con le ONG in cui il grado di sostenibilità è dato da un uso dei materiali tradizionali ripensati in maniera completamente diversa e un ripensamento dell'edificio partendo da tecniche tradizionali di climatizzazione proprie dei paesi africani, con l'aria che circola dal basso verso l'alto unicamente, come dire, in maniera attiva, e con l'idea anche di lavorare con la popolazione locale per realizzare questo centro, che è un centro che non rinuncia a essere un'architettura contemporanea, ma che si posiziona in un luogo tra i più poveri e più devastati dell'Africa. Quindi un lavoro che ha una sostenibilità sociale, civile e tecnologica di altissimo livello e un'architettura di grandissima qualità. L'intervento di Meyer Fingerle per questa edilizia popolare, anzi residenziale, ai margini della periferia di Bolzano è molto interessante perché è una storia di storie, cioè le 95 famiglie raccolte in cooperativa per costruire l'edificio hanno scelto a loro volta, partendo da un abaco fornito dagli architetti, le facciate, ovvero le bucature, le finestre, le logge, le porte, e la facciata di tutto il complesso è il risultato della scelta di queste 95 famiglie. In questo sta il grado di sostenibilità sociale dell'architettura, un'architettura che nasce per essere abitata ma che viene anche trasformata dalla decisione dei progetti degli abitanti di aprire le finestre dove vuoi, dove puoi stare, dove pensi di poter stare meglio. Quindi un'architettura che chiama ad un segno, un modo diverso di rapportarsi tra architettura e gli abitanti che la andranno a vivere. Il progetto di Modus per Bressanone, questa centrale di termovalorizzazione, è un progetto virtuoso sotto tantissimi punti di vista. Innanzitutto perché per la prima volta un progetto industriale, che di solito veniva messo in margine di una periferia, chiuso in un recinto e dimenticato da tutti, diventa invece un edificio trasparente su cui la gente guarda, ma addirittura su cui la gente gioca, perché il tetto viene utilizzato dalla comunità degli skater locali come una vera e propria piazza sospesa. E questo è il salto straordinario di questo progetto, che ha anche una grandissima qualità progettuale, ma è l'idea che il tetto diventa una nuova piazza su cui dei ragazzi giochino continuamente. Passare dall'idea di un edificio pericoloso perché industriale che produce energia a un edificio che produce energia che è anche una piazza, credo che sia una grandissima intuizione urbana che debba essere seguita da altri esempi di questo tipo nelle prossime città italiane. L'off-grid è un modo diverso di usare, di pensare energia per la casa. Vuol dire che la casa produce autonomamente energia e poi anche, può anche rivenderla, diciamo così, però l'idea è che tu non sei cablato, non sei collegato a nulla e hai tutta una serie di modalità totalmente sostenibili per produrre energia in termini autonomi. Questa idea, questa intuizione che io trovo assolutamente interessantissima è stata applicata per questa volta insieme a Modo Urbano e a Tobias Scarpa nel progetto dell'isola di Certosa, che è un'isola qui pochi chilometri dal Padiglione Italia, in cui una vecchia area, diciamo, navale militare è stata recuperata e in cui alcune residenze verranno ripensate e ristrutturate applicando la tecnologia off-grid per la prima volta in Italia. Quindi sembrava importante pensare all'idea di un'architettura come un prototipo su cui sperimentare tecnologie che poi verranno applicate su più larga scala nei prossimi decenni. Il centro lucense, disegnato da Pietro Carlo Pellegrini nella periferia di Lucca, è interessante perché è un vero e proprio prototipo sperimentale. Cioè la Lucense, che è la cooperativa, il consorzio di grandi produttori industriali lucchesi, ha chiesto a Pellegrini di costruire un edificio che fosse una scatola in cui ospitare tecnologie di recupero ambientale e usare l'edificio anche come una specie di bussola di lettura di come un edificio può riciclare energia quotidianamente. Quindi l'edificio diventa anche una scuola che insegna a come intervenire in termini sostenibili su un'architettura industriale elementare. E questo, in questo è l'edificio interessante, perché è un prototipo prodotto da privati e dal pubblico per verificare come si possa migliorare la qualità sostenibile delle architetture nelle periferie italiane. L'intervento di TAMA Associati con Emergency è uno dei tanti progetti che TAMA ha prodotto per questo ONG importantissima nel mondo, tra Iraq, Afghanistan e Sudan, negli ultimi 5 anni. È interessante perché è un progetto totalmente sostenibile. L'idea è quella di recuperare vecchi container abbandonati nella periferia della città sudanese e di riutilizzarli trasformandoli in spazi virtuosi di altissima qualità per un centro ospedaliero di ricerca e di cura chirurgica. Quindi il massimo, diciamo, della qualità tecnologica applicata in una delle periferie più devastate dalle guerre in questo momento in corso. Il lavoro di TAMA Associati è proprio un lavoro educativo, perché
attraverso il recupero di questi materiali spiega anche alla popolazione locale come riutilizzare quello che viene abbandonato, trasformandolo in uno spazio abitabile di altissimo livello. La fabbrica Salewa di Parchi Associati Cino Zucchi è un esempio di fabbrica di nuova generazione. È posta ai margini della periferia di Bolzano, davanti all'autostrada, è una vera e propria porta urbana, ma anche un frammento che dialoga con le montagne che circondano la città di Bolzano. Salewa è un'azienda di eccellenza nella produzione dei suoi materiali sportivi. La fabbrica recupera questa cosa con una pelle evoluta molto interessante e con un'idea di ambiente urbano del lavoro molto totalmente evoluto, di nuova generazione, dove gli spazi sono totalmente flessibili, la qualità di vita all'interno è molto spinta e il progetto cerca di andare in quella direzione, provando a coniugare qualità dello spazio del lavoro a un progetto architettonico sofisticato che racconta un nuovo modo di essere fabbrica nella contemporaneità e nei prossimi anni a venire. Studio Nova ha lavorato sul tema energia pulita diffusa e si è trovato a riflettere su cosa vuol dire applicare l'energia molecolare alla produzione di nuova energia totalmente clean, come si dice, totalmente pulita. L'allestimento di Nova quindi riprende il tema, diciamo, del movimento delle molecole e anche della loro forma estetica, producendo una scatola totalmente retroproiettata in cui immergersi e in cui perdersi in questo mondo di colori e di sensazioni data dal movimento delle molecole e quindi sollecitata a produrre nuova energia. Ecologic Studio invece ha lavorato sul tema del footprint, cioè dell'impronta del DNA ecologico, riflettendo su cosa voglia dire produrre in rapporto a quello di cui abbiamo bisogno e non quindi a consumare di più, ma arrivare a riflettere su una scala di produzione anche alimentare dei semi, delle risorse che avremo, di cui avremo bisogno nei prossimi anni in maniera totalmente innovativa. Lo spazio che abbiamo è quello di immergersi in una specie di grande sacca in cui i semi e le sementi che produrranno nuova alimentazione diventano un'esperienza sensoriale, perché salendo le scale tocca queste cose e ne prova a trovare gli odori e i sapori. Carlo Ratti Associati ha lavorato sul tema delle nanotecnologie, che è un altro tema assolutamente innovativo, perché parla di un'architettura completamente invisibile, vuol dire un sottotraccio, un sottopelle, ridurre a un micron quella che è l'innovazione e portarlo in ogni elemento della nostra vita. In questo caso Carlo Ratti ha lavorato con una serie di studiosi dell'MIT, lui stesso è docente all'MIT, in un allestimento completamente proiettato. Noi entriamo in un luogo dove vengono proiettate delle cose che raccontano di questa macchina, che è una macchina per mangiare oli combustibili all'interno, diciamo, nel mare, nell'acqua aperta, nel mare aperto, mangiandosi gli oli combustibili e lasciando, come dire, tutta la qualità biologica dell'acqua inalterata.